A Chuck City di Lanciano, anteprima del film di Pierluigi Di Lallo, Troppa Famiglia, film girato in piena pandemia in Abruzzo e che racconta le vicende della famiglia Bongarzone, una famiglia allargata dove intrecci e vicende mettono in luce contraddizioni e conflitti. Nel film si fa riferimento all'allarme Covid, con notizie poco incoraggianti che arrivavano in piena pandemia, includendo anche alcuni servizi tratti dai TG di Rete 8. Applausi al termine della proiezione, alla presenza di gran parte del cast. Pierluigi Di Lallo, eccoci qui, un'anteprima nella nostra Lanciano. Beh, ci voleva, anche perché ci sono un sacco di addetti dai lavori e sponsor, non potevamo spostare tutti qua a Roma, quindi abbiamo fatto una scelta prima di fare a Roma e poi l'abbiamo fatto qui. Se ci vedete senza mascherine perché siamo tutti tamponati, quindi di regola, e niente, quasi metà del cast è qui, altri stanno lavorando, altri causa Covid non sono potuti venire, quindi tutti all'ultimo momento, però abbiamo, vabbè, i protagonisti eccoli qui. Un antagonista che fa un piccolo cameo di Lanciano, Jacopo Abbonizio, Riccardo Graziosi, lo conosciamo già oramai, poi c'è, che l'abbiamo scoperta, Katy Felletti, poi vi dirò perché, e poi c'è, io sono follemente innamorato di questa grande attrice e sceneggiatrice, chapeau, Daniela Giordano. Parto da Daniela Giordano per questa esperienza, Troppa Famiglia. Beh, Troppa Famiglia intanto è stata per me la seconda volta con Pierluigi Di Lallo come regista ed è per me stata una gioia enorme perché è un grandissimo regista. Ma sei bellissima. E quindi è difficile tenerlo, è troppo felice. E poi insomma questa storia è una storia che ci coinvolge parecchio perché oltre a interpretarla anche con Riccardo e Pierluigi l'abbiamo anche scritta. Quindi diciamo che c'è questo elemento anche di affetto in più, la volontà di raccontare proprio questa storia, una storia di una famiglia, una storia di genitori e figli, una storia di emancipazione al contrario, perché sono i genitori che cercano di emanciparsi dai figli adulti. Katy Felletti, una scoperta, diceva il regista. Una scopertissima. No, io sono molto contenta, lui mi ha dato fiducia, ha creduto che io potessi farcela, quindi sono felice e felice anche di aver partecipato a questo progetto, soprattutto con gli attori che sono fantastici. Un'esperienza, come la descriverebbe? Esperienza... Beh, diciamo bella, uso un aggettivo molto semplice, bella. Per me è, ormai l'Abruzzo è diventata la seconda casa, sono tre film più o meno sì che giro qua, quindi è, che dire, nel senso non lo so, perché non ho sentito che cosa hanno detto gli altri, quindi non so che dire. Mi sto ripetendo. Quindi diciamo il film splatter, pieno di sangue, con inseguimenti, no, avete detto questo? No. Beh, una storia qua, è una storia italiana sulla famiglia, e come tutte le famiglie italiane, insomma, ci sono alti e bassi, diciamo più bassi che alti. Benissimo, un parere anche da lei, Lancianese? Beh, una bellissima esperienza, che dire, sono davvero onoratissimo dell'opportunità che Pierluigi mi ha regalato e spero ci siano, insomma, tante altre cose belle da fare e tanti altri bei progetti, insomma. Io torno da Pierluigi, vabbè, lui, Marco Papa, sì, anche tu. No, mi hanno preso per la strada, io vendo le calda arrosto e qui all'angolo e mi hanno tirato dentro, io non c'entro niente, sinceramente non so per quale motivo sto qua. Io faccio il barbiere in questo film, faccio il barbiere, non ho mai preso una forbice in mano, però penso di averlo fatto abbastanza bene, nel senso come movimenti. Poi come Pierluigi, taglio, no? Torno a Pierluigi Di Lallo, questa è l'anteprima, da dopo Pasqua. Sì, dopo Pasqua saremo nelle sale. Perché venire a vedere Troppa Famiglia? No, guarda, mi hai fatto. È un bel po'. Perché? Perché? Perché è un film made in Italy. Wow. Grazie di cuore.